Casa Amica su Rai 2 e casa tua invece, com'è, dov'è? Soltanto per sapere se ti piace ricevere ospiti in casa, se la tua casa è un luogo in cui crei e fai salotto. Nella mia casa vera, perché ne ho una, io lavoro lì, tutti vengono a lavorare, a trovarmi lì per lavorare con me, nella cucina, là, il posto il più importante, nel salotto, ho i miei cani lì, c'è il cibo lì, ho tutte le mie pentole perché io sono un ossessionato dalle pentole, ho una collezione enorme di pentole diverse, pentole per la bechamel, pentole per fare la maionese. Però tutta la mia vita è concentrata intorno a questa idea della casa. Al stesso tempo la casa è un'idea. Io posso sentirmi a casa perché io sono libero. Penso che se tu sei anche a casa tua, però non hai la libertà di esprimerti, non hai la creatività, non hai la, non lo so, non hai questa, la fantasia che può uscire, non sei a casa, sei in prigione. Chi hai piacere che entri in casa tua e chi invece lasceresti alla porta? Il personaggio italiano che ti piacerebbe avere ospite a casa? Allora, un personaggio italiano che mi piacerebbe avere a casa, Mina. Però non sarebbe possibile. Dario Fo, perché Dario Fo mi ha invitato tantissimo a casa sua e io non ho mai potuto invitarlo a casa mia. Chi invece? Chi non voglio? Tutti quelli intolleranti, tutti quelli che seguono più l'opinione popolare più che il cuore. Spesso questo succede nella politica, particolarmente in questo momento nella politica italiana, europea, americana. Di solito sono i conduttori ad entrare nella casa degli italiani, invece con te saranno i telespettatori ad entrare a casa tua. Che cosa hai preparato per accoglierli? Di solito sono i conduttori che entrano a casa vostra. Io non sono un conduttore, io non sono un presentatore, ci sono altri che fanno il lavoro di presentare, di condurre molto meglio di me. Io sono un cantante e io sono uno che in un modo io ho avuto l'opportunità di entrare nei salotti degli italiani con X Factor e adesso io faccio l'opposto. Io apro il mio salotto, la mia vita, il mio process creativo per tutti gli italiani. Con Ilaria Dalla Tana c'è un rapporto consolidato. Se ti chiedesse di partecipare come giurato ad Italian Idol? Se Ilaria Dalla Tana mi chiede di giurare, giudicare, qualsiasi cosa, io manderò uno dei suoi bei gatti in un FedEx in un'altra parte del mondo, senza neanche la possibilità di ritrovarlo.